È uno sgombero e un abbattimento che avviene tra le lacrime, quello dello storico cadozzone di Viale Bonaria, dopo circa 30 anni, Giuseppe Medici. 20 anni. 20 anni. 20 anni di sacrifici, perché 20 anni, però i primi 3-4 anni qui l'abbiamo sudata, non avevamo niente. Ho lavorato sotto la pioggia, freddo, sole, vento. Abbiamo lavorato, i ragazzi erano molto più piccoli, capito? E abbiamo sempre lavorato. Adesso le istituzioni, non so perché, stamattina alle 8 del mattino ci hanno fatto questo blitz senza nessuno, e ci hanno ritirato tutto. Ricordiamo qua quante famiglie lavorano e tutto il resto. Ci lavorano tre miei figli e io, capito? Però i miei figli hanno tre bambini, uno, Francesco, Antonio c'ha due bambini, moglie, mia moglie ce l'ho io a casa, mia figlia è una bambina, e io ho mia moglie che è trapiantata, c'ha diabete, e niente, anche su queste cose. E mo noi da oggi siamo così, non lavoriamo, non facciamo più niente. Dove dobbiamo andare adesso? Cosa facciamo? Noi abbiamo i mezzi per lavorare, ce li stanno togliendo. Io seguo il televisore e dice solo lavoro, 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 lavoro. Qual è il lavoro? C'è anche... Se io ce l'ho e me lo stai togliendo, scusa. C'è anche un altro locale, tra l'altro, che però è sequestrato. È sequestrato anche quello. Allora ci dai l'opportunità di lavorare, ci mettiamo lì e lavoriamo. Ed è questo che abbiamo fatto, perché a noi ci hanno chiesto uno spostamento, ma non mi puoi chiedere uno spostamento per mettere un furgoncino lì e lavorare sotto le intemperie. I clienti dove arrivano? Se sta piovendo, c'è vento, eccetera. Qui ora dovrà essere tutto smontato. Tutto smontato. E anche quello dobbiamo smontare. A vostre spese. A nostre spese. Lì ho fatto io un debito di 50.000 euro. Lì c'è un debito, le banche poi parlano. Però poi parlo anche io, perché poi faremo una denuncia alla magistratura e dico chi è che mi ha dato l'ok per farlo. E c'ho testimoni io di chi me l'ha detto a farlo, che poi si sanava. Capito? Cosa poter fare adesso? Niente, cosa devo fare? Mo ci smontiamo tutto questo a spese nostre. Guarda, stiamo già prendendo questo adesso ci costerà 100-150 euro. Ci costerà. Poi chiameremo altri furgoni per smontare, ci costerà. Ci vorranno qui per smontare tutto, non ci basteranno 3-4 mila euro. Che cosa chiede le istituzioni? Penso al comune, anche perché il blitz è stato della polizia locale. Al comune chiedo come abbia fatto il comune, con quali criteri, a mettere 4-5 famiglie in strada. Addirittura il nostro nuovo dirigente, che c'è 5-6 mesi, che sta facendo questo scempio, per me è uno scempio, eccetera, era il dirigente dei servizi sociali, e penso che lo sa il dirigente dello scempio che c'è a Cagliari, della gente bisognosa che c'è a Cagliari. Lei dice anche di essere uno dei pochi regolari. Uno dei pochi regolari, al 1000%. Al 1000%, c'ho tutti i bollettini io del 2004 sino ad oggi pagati, una marea di soldi, io pago 900 e passa euro ogni due mesi qui, 900 ogni due mesi, 900 euro ogni due mesi, sia del dehors e sia del bar, pago tutto, c'è gente che non paga niente, sono decaduti, ci sono una marea di chioschi decaduti, capito? Prima potevo stare zitto perché io lavoro, pace, perché io sono per il lavoro, per tutti. Se non pagano vuol dire che non ce la fanno a pagare, eccetera. Però adesso devo parlare, perché ci dobbiamo unire, perché se non siamo uniti, ragazzi, oggi tocca a me, domani toccherà a te, vai tranquillo che toccherà a te, capito? E poi anche uno dei figli, Antonio Melis. Sì. Questo si può sgomberare. Questo è Cagliari, questo è uno schiaffo al lavoro, venuti all'improvviso dopo 22 anni a farci smontare, a far morire, a cercare di metterci in mezzo alla strada. Io sono padre di due bambini piccoli insieme a mie sorelle, qui mangiano una famiglia, qui mangiamo 15 persone, e questo è per far capire a Cagliari, alle istituzioni, ai comuni che non sono ancora riusciti a darci un'area
per poter eravamo così tranquilli. Qui vengono a mangiare anche i bambini della Onlus, vengono i ragazzi con problemi, vengono signori. Noi ci conosce tutta Cagliari, siamo la panellona delle più grandi notte più conosciuta in tutta Cagliari, e adesso questo è il risultato del lavoro, del nostro lavoro. Questo voglio far capire al sindaco, soprattutto a tutta questa gente qui, di cercarci un'area per poter lavorare, che ci dia una mano, perché noi a questo punto non so più cosa fare. Dateci una mano e vedete cosa potete fare.